Salve amici del blog Libre Opinioni, sono sempre io, la vostra Luigia Books Blogger. Ho terminato la lettura di questo libro che avevo comprato. Il titolo del libro è Una sirena a Parigi. L'autore è un autore che a me piace tanto, già ho letto altri 3 o 4 libri di quest'autore. L'autore è Mathias Malzieu, spero di averlo pronunciato bene, non garantisco per il mio francese. Il costo del libro è abbastanza bassino, è sui 10 euro. Ma se volete leggere la trama e cenni sulla vita dell'autore, nonché la recensione degli altri libri di quest'autore, vi basta andare sul mio blog www.libreopinioni.com per la recensione di questo. Come sempre, follow me! Se cercate il romanticismo, questo libro è fatto per voi. Come negli altri lavori, ad esempio La meccanica del cuore, Il bacio più breve della storia, L'uomo delle nuvole, Un vampiro in pigiama, che troverete tutti recensiti sul mio blog www.libreopinioni.com, non è solo di romanticismo che si narra. Tutti questi libri sono piccole e brevissime storie di amori fantastici, sono sogni messi su carta, fantasia arcobaleno, sono piccole avventure piene di pathos, paura, gioia, entusiasmo e anche Una sirena a Parigi non è da meno. Qui l'amore risveglia forze, sensi e stravaganze. Non a caso il protagonista è Gaspard Snow, chitarrista e proprietario di una chiatta sulla Senna, il Flower Burger, il suo locale, o meglio il locale della sua amata nonna, dove sono di casa l'arte, la musica e la libera espressione. Tutto questo fa da sfondo alle sue esibizioni, infatti lui è un sorprenditore. Gaspard, una notte del 30 giugno 2016, incontra quella che dovrebbe essere l'ultima sirena vivente, una bellissima sirenetta di appena 8.000 anni, di nome Lula. Grazie a Lula e alle tante peripezie incontrate, si riesce a risvegliare in Gaspard l'amore, perché, come si narra a pagina 28, il disamore lo aveva traumatizzato al punto da diventare allergico all'amore e da diffidarne come da un virus mortale. In questo raccontino di appena 190 pagine, la tensione emotiva e l'attesa di ciò che succederà è palpabile ad ogni rigo, è viva, è come se fosse reale, anche se solo una grande, bellissima fantasia. Anche questa volta l'autore Mathias Malzieu ha dimostrato di avere un'immaginazione senza fine, che scoppia di entusiasmo e passione. Il vero sorprenditore è sicuramente lui. E cari amici del blog Libre Opinioni, spero tanto che la mia recensione sia stata di vostro gradimento, ma soprattutto che vi invogli a leggere più libri possibili, perché i libri sono qualcosa di meraviglioso. Vi aspetto sempre sul mio blog www.libreopinioni.com. Vi saluto e vi aspetto alla prossima recensione. Baci baci dalla vostra Luigia Books Blogger. E come sempre, follow me!